È uscito Poppy Playtime capitolo 4? Dov'è? Datemelo subito! Ragazzi, vi aspetto il 6 e il 7 aprile a Romix. Mi raccomando, portate il mio libro. E il 6 aprile è anche il mio compleanno. Yeah! Vi aspetto! E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi indagheremo, perché andremo a smentire i miti di Poppy Playtime Chapter 4. No, sapete, con tutti i video di smentisco i miti che ho fatto, molti mi hanno fatto le domande perché hanno visto dei video su YouTube dove c'è Poppy Playtime 4. Infatti mi avete pure scritto, tipo Teresa Ciaramitano 4236 scrive: lo so che è vero, ci sono gli Smiling Critter segreti, li ho visti da una persona che non mente. Beh ragazzi, io sono qui per vedere se queste cose sono reali o sono false. Ma se volete che esca il capitolo 4 ora, cliccate il tasto iscriviti e lasciate un sacco di pollici in su. Andiamo a smentire questi miti. Ragazzi, rieccomi su YouTube. A forza di smentire i miti, sto diventando io un mito. Vi parleranno di me tra mille anni, la mitologia italiana. Ma comunque, mi avete detto che girano il video su YouTube che parlano appunto di Poppy Playtime 4, anche se ancora effettivamente non è uscito. Tipo il mio, Poppy Playtime 4, ma nella vita reale. Sì, diciamo che ho voluto creare una specie di Poppy Playtime capitolo 4. Va bene, lo so. Ma addirittura alcune persone su Instagram mi hanno scritto: ciao Lorenzo, ho scoperto che ci sono almeno 13 capitoli di Poppy Playtime. Ma che vuol dire 13 capitoli di Poppy Playtime? Che cosa vuol dire? Facciamo chiarezza. Andiamo a vedere questi video incriminati. Ragazzi, eccoci sulla mia home te di YouTube te, dove ci sono cose spettacolari, tipo Mac Nuggets e Mac Pollo. Nugget, just do it. Just do it. Oh, ho capito. No, ma io ho messo la Mongas. Ma ho messo la Mac Nuggets a Mongas. Bread Barking. Wow, non avrei mai detto che avrei visto un paumbauletto con la faccia di una ragazza di Roblox fare gli ululati. Vediamo invece un'aletta di pollo. Gli ha messo il meme del gatto. Ma questo tipo è un genio, troppo forte. C'è questo video chiamato Poppy Playtime Chapter 4 Teaser Trailer. Quindi già iniziamo con i trailer. Ma sapete che qualcuno ha giocato al vero Poppy Playtime 4? Ma come, di già? Guardate il video fino alla fine e andremo a vedere quel video con Poppy Playtime 4. Pronti, via! Ok, devo smentire i miti. Beh, questo dovrebbe essere il trailer del capitolo 4. Beh, c'è un'enorme differenza di qualità da un trailer vero di Poppy Playtime. Però, diamo sempre il beneficio del dubbio. Poi smentirò o confermerò. Ma ci dovrebbe essere qualcosa di speciale, no? Oh, Donkey Day! La mano di Donkey Day! No, Donkey Day! Donkey Day! Il cane mio, piccolo cagnolino! Prendi una Wacos, così ti svegli! Wow, porco. Wow, Catnap è imprigionato, quindi non è che è stato killato dal prototipo, ma è stato imprigionato. Avrei un dubbio, ma piccolissimo proprio. Ti prego, non farti suonare come un pianoforte da quelle dita. Ma che sta facendo? Ah, si è tipo tolto le catene. Wow, questo trailer è così, è così realistico. Non lo so se sia così tanto reale. Cosa ne pensate? Sarà reale? Scrivetelo nei commenti. Passiamo al prossimo. Alcuni di voi mi hanno detto che sono state aggiunte delle nuove mani reali. Ora, noi avevamo già visto una mano, che era la Dash Hand, che sarebbe praticamente questa. Adesso ne abbiamo un'altra. Playtime Co. Che mano sarà? La Strike Hand, quella mano che, cavolo, se ce l'avessi a bullying farei sempre strike. Qual è lo scopo della Strike Hand? Fare strike? Non penso, penso proprio.
Ci sono delle stazioni dove se tu spari con questa mano prenderai energia. Che vuol dire prendere energia? Fammelo vedere. Fammi vedere a che serve. Quindi lui spara. Ah, ricarica tipo l'energia di questa strike hand e poi fulmino tutti. Vediamo cosa succede. Distruggi gli oggetti con questa mano. Ah, una mano che sfonda i muri. Ok, questa è reale. Questa è reale. Questa l'aggiungeranno, ne sono sicuro. Come hanno aggiunto la mano arancione che era una pistola. Questa è molto più probabile che venga aggiunta. Questa è molto più probabile. Però attenzione, non farla contro gli altri, se no schioppano malissimo. Non è che causa infortuni, è che proprio no, ma è uno splatter. Che cos'è? Un film horror. Grazie e usa la strike hand con cura, con attenzione. Ok, ok. Questa dai, è reale. L'approvo, approvato, mito confermato. Ma attenzione, perché ci abbiamo pure una scena di gameplay. Sarà reale? Pronti via! Allora, ti devo dire. Oh! Ma tu sei pazzo! Tu sei impazzito! Non sembra realistico. Sembra un'animazione. Anche perché, come vedete, il grab pack non è uguale, identico a quello. Quindi Bobby Perag non è uguale, identico. Oh, ciao Poppy! Mi vuoi salvare? Mi vuoi dare un popcorn? Parla senza muovere la bocca. Già ho i miei dubbi che questa cosa sia ufficiale. Attenzione! Cassetta gialla. E adesso ci dovrebbe essere la strike hand. Quindi cassetta gialla. Questo sembra molto realistico. Quasi. Ok, perciò, quindi strike hand. Lui prende la mano. Ok, lui ha preso la mano e ora dovrebbe funzionare per eliminare le cose. Vediamo se funziona, se questa strike hand sarà così realistica, se mi piacerà, se la confermerò. Scopriamolo insieme. Ok, l'ha premuto. Ma l'ha premuto e basta, cioè non ha fatto niente. Cioè, voglio rivedere questa animazione. Ma dai, ma che cosa è? Ma non è veramente... ok, la voglio subito, ora. Ora la voglio, ok. Molto probabilmente sì, è un fan made. Non è ufficiale, quindi è ufficiale, non è ufficiale. No, smentito ragazzi, no, non è reale. Attenzione ragazzi, attenzione. Perché qualcuno ha incontrato il prototipo. Cioè, nella scena in cui Kissimissi praticamente viene, tra virgolette, presa a pugni, c'è il prototipo. No, questo lo devo vedere. Però aspetta un attimo, lo vedo dopo. Allora, mi è stato detto da alcuni di voi che ci sono delle card di Smiling Critters segreti, tra cui quella del prototipo. Ora, io ho i miei dubbi, però ho trovato questo. Vediamo se è vero. E poi andiamo a vedere il video di prima che avevo visto. Pronti? Via! Allora, questa... No ragazzi, già qua siamo... È tipo un'animazione. Ci sono un sacco di cardboard di personaggi che manco esistono. Ma chi è questo? Come si chiama? Ragno Friends! Ma che ci fa questo ragno? Ma queste cardboard che non ho mai visto! Oh, 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 ti vuoi stare fermo? Ti vuoi stare fermo un attimo? Mi stai facendo girare la testa. Oh, attenzione. Bene, bene. Hai formato il mio nuovo corpo, è impressionante. Cioè, questo dovrebbe essere il cardboard di... Il prototipo, no, si salvi chi può. Guardate, tutti i Smiling Critters sorridenti, schioppati malissimo. Mamme lunghe gambe. Che ha le gambe lunghissime, effettivamente ha le gambe lunghissime. Ma tutti messi male. Questa è la faccia del prototipo. Ok, non penso che sia reale. Non capisco come abbiano potuto rilasciare un cartone così brutto che spaventerebbe bambini. Ma lo sta dicendo il prototipo che lui è più brutto. Well, beh, non l'hanno fatto.
Ho disegnato da solo. Volevo solo essere come tutti gli altri. Giorno 507. Hanno torturato. Allora, aspetta, con calma. Il prototipo non è nient'altro che un tizio molto malvagio. Adesso non me lo volete far passare per buono che non aveva amici, perché lui stesso ha fatto tutto questo. L'ora della gioia per killare tutti. Ok, preme di nuovo. Giorno 514. Con l'aiuto del mio piccolo amico Theodore sono riuscito a raggiungere la porta. Sì, ma però tu la smetti di muoverti, che mi stai facendo sembra io che sto sopra una nave che sta affondando. Questo video perciò è reale, perché molti me l'hanno scritto, molti me l'hanno inviato. Ma è reale? No, mi dispiace, lo so. Ragazzi, quanti miti sto smentendo oggi? Quindi mito smentito. Ma io ora sono troppo curioso di vedere questo. Cioè, qualcuno ha veramente incontrato il prototipo 1006 su Poppy Playtime capitolo... Non 3, 4. Cioè, ne ho 4 e 3 è lo stesso, penso. Vabbè, vediamo. Allora, questo individuo dovrebbe aver incontrato il prototipo. Cioè, questo è il capitolo 3, come vedete. Cioè, quindi, dov'è? Appena loro scendono ci dovrebbe essere il prototipo che killa Kissimissi? Killimissi? Arriviamo alla parte con Kissimissi. Ciao, Kissy! È stato bello! Ok, adesso noi dobbiamo cercare di salvarla. Eccola, Kissy, che viene aggredita! Ci sarà il prototipo o non ci sarà? Ci sarà o non ci sarà? Non sto più nella pelle! No, no. No, fine del capitolo 3. Inizia il capitolo 4. Cos'è sta roba? Non sembra la stessa. No. Kissy. I really hope she's okay. You go ahead. You can find some answers. Vai avanti e vai a trovare qualche risposta. Try to save her and get back to you. Sembra la stessa, non sembra la stessa, nel senso, cioè, lo vedete voi, lo vedisco io, lo vedisco io, lo vedisco voi. Ragazzi, ma dove sono finite le mie mani? Dove è finito il grab pack? Scusi, signor grab pack. Ah, eccolo il grab pack. Beh, ragazzi, in base a com'è il grab pack si scopre se è quello vero. Cioè, sto coso è il grab pack. Ma non era così. Cioè, non era così, aspetta. Cioè, il grab pack di Poppy Playtime 3 è questo, come vedete. Quello di Poppy Playtime 4 è un grab pack. Non lo so, perché è stretto, non è più lungo, perché è così, la mano così. Prototipo, dove sei? Se ci sei, batti un colpo e non uno jumpscare. Ragazzi, questo fatto che non c'è musica di sottofondo nel video mi fa strano. Oh! Prototipo! Ma non ha una faccia. È una mano che flutta. Datti una mano! Ragazzi, niente, non c'è il prototipo, quindi mito smentito! Ragazzi, ci sarà qualcosa di reale di Poppy Playtime capitolo 4? Beh, forse sì. È il momento di andare a vedere. Allora, ragazzi, c'è un video incriminato che spiega come Dog Day ha perso le sue gambe. Ed è questo il video che vi volevo far vedere. Siccome io sono il king di Poppy Playtime, vediamo! Via! Ok, come Dog Day ha perso le sue gambe? Qua siamo nel capitolo 3 di Poppy Playtime. Ok? Questa è la parte iniziale dove c'era tutto il tramezzo, là, ma vediamo. Riesce ad andare? Di qua, di là. Ah, c'è una parte che forse io non avevo visto. E cosa c'è da questa parte? Ma non l'avevo vista sta parte, può essere mai? Cosa ci sarà mai qui? Vediamo. Ok, c'è un'enorme vetrata. E c'è... No, Dog Day! Con l'acerrima nemica di mamme lunghe gambe! La tritura tutto! Dog Day, non ti avvicinare a quel coso! Dog Day, salvati! This is no place for you, little angel.
Questo non è il posto per te, piccolo angelo. C'è Catnap! No, ragazzi, non voglio vederla sta scena. Catnap? Catnap, che cosa vuoi fare al tuo GD? Tu devi andartene ora, trova Poppy! Attenzione, lì c'è una battaglia con il gatto che fa dei movimenti strani. No, gli ha dato un pugno! Una sgraffiata! Per favore, no! Corri! No, ha fatto la fine di Mommy Long Legs! Ecco come ha perso le gambe Dog Day. Sarà vero? Sarà così? No. Ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto il nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Buon vostro, non esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Eeeh.